Vale la pena di fare un piccolo viaggio per venire a vedere questa mostra. Nella Galleria Santo Vassallo ospitiamo una mostra d'arte di un maestro della ceramica, di una persona che non soltanto ha lavorato nella ceramica con il mondo dell'arte per diversi decenni, ma grazie a lui si sono formati artisti ceramisti di fama nazionale e internazionale. Il maestro Cascio ha voluto esporre a Mazara del Vallo come una sorta di omaggio a questa città che ha riscoperto recentemente le antiche tradizioni della ceramica che erano state dimenticate. Il maestro Cascio porta la sua arte tradizionale, ma porta anche le sue sperimentazioni d'avanguardia. Ci sono dei pezzi veramente di altissimo livello che meritano di essere osservati attentamente, magari esposte in realtà anche più prestigiose della nostra galleria. La Galleria Santo Vassallo continua la sua opera di informazione culturale, di coinvolgimento di quante più persone possibili, per tentare di avvicinare soprattutto il mondo giovanile a quell'unico polmone che può dare un futuro alla nostra città. L'aspetto culturale che diventa la materia prima per il turismo, una ragione di più con la Galleria Santo Vassallo di presentare Mazara del Vallo come città accogliente anche da questo punto di vista. Questa mostra di ceramica che ho voluto allestire in questo prestigioso Museo Vassallo, ma anche Galleria d'Arte di Mazara del Vallo, è una stazione di arrivo a me molto gradita, perché è un centro di cultura ed è un centro umano, la città di Mazara, molto simile alla Consorella Sciacca, per cui mi sento quasi a casa. In ogni caso, parlando adesso delle mie opere, sono opere in maiolica, piatti dipinti in maiolica e ceramiche a riflesso metallico e a lustro metallico, con sculture, presento vasi, presento essenzialmente piatti, tutte opere che io ho realizzato negli ultimi 10 anni. E la mia carriera, diciamo, l'inizio della mia attività artistica risale ai primi anni 60. Fra le cose più importanti posso dire che ho esposto al concorso internazionale di Faenza ben 3 volte, ho partecipato a mostre nazionali e internazionali, sono stato a un seminario sulla ceramica in Israele, a Umm El Fayem, dove insieme abbiamo lavorato 3 ceramisti siciliani, palestinesi e israeliani. Ho seguito dei corsi di ceramica nella Università di Stoccarda, esattamente all'Accademia Diaconale di Stoccarda, e poi tante partecipazioni a mostre in Italia e all'estero, personali a Stoccarda, personali a Berlino, personale a Den Haag, sarebbe la capitale dell'Olanda, l'Aia. Ho fatto anche una personale in Belgio, in una città nei pressi, diciamo, in questo momento non ricordo bene il nome della città, comunque vicino a Bruxelles. E insomma, e poi essenzialmente io faccio la mia opera di artista a Sciacca, dove ho lo studio e ho realizzato anche pannelli per la città. Ultimamente una mia opera è stata collocata nel nuovo teatro popolare dell'architetto Samonà, che è stato inaugurato pochi mesi fa a Sciacca. È la prima opera che entra in quel museo ed è un mio grande pannello. Potrei continuare, ma è meglio vedere le opere, che le opere raccontano meglio quello che vorrei dire io.